Una nuova puntata di Milano Non Profit con un nuovo ospite per raccontarvi di un progetto davvero interessante e di argomenti che abbiamo già un po' masticato e condiviso, ma che con ogni ospite hanno sempre un contenuto di novità. Non nuova, per fortuna, è la nostra cara Giulia Barbieri, che collabora con Milano All News per realizzare Milano Non Profit. Giulia Barbieri di Non Profit Factory, che oggi è in collegamento con noi. Ciao Giulia. Ciao Elena, buonasera a tutti. E qui in studio abbiamo un ospite un po' diverso da quelli che vi abbiamo fatto conoscere finora, perché non è un professionista del dono, ma è un professionista della comunicazione. Lavora nel profit, ma anche per il non profit. Lui è Franco Barbano, fondatore di Unisona. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Grazie per l'invito. Io ti conosco, ci possiamo dare del certo. Tu in questo contesto, grazie a Giulia, insomma, che mi ha fatto, che mi ha illustrato, presentato quello che è il vostro progetto, di cui vorrei che ci raccontassi brevemente di che cosa si tratta, quale collaborazione virtuosa avete svolto a favore dei giovani, quindi una ricerca sui giovani, ma anche a favore loro, che ha coinvolto 150.000 studenti, giusto? Sì, allora, il progetto di cui, al quale hai fatto riferimento è all'interno di un'iniziativa che è iniziata addirittura 10 anni fa. E, è espressione della vocazione di Unisona di realizzare attività che hanno in questo senso davvero poco a che fare col profit. Che cos'è Unisona? Unisona è una società, è un SRL, è una società che si occupa di comunicazione, non si occupa solo delle iniziative di cui parleremo oggi, ma ha sempre sviluppato al suo interno degli spazi che sono sempre stati più rilevanti all'interno poi delle quote lavoro e rivolte ad una dimensione che non è quella profit. Quindi in questo senso non mi sorprende che ci sia questa connessione che avete visto, sicuramente anche in una forma diversa, perché noi continuiamo a fare la nostra attività e cerchiamo di orientarci verso obiettivi, verso iniziative che abbiano la possibilità di incidere sul presente. Quindi raccontiamola, perché voglio prima proprio mostrare, poi vedremo anche, ascolteremo anche le parole di molti ragazzi, certo. Il progetto, quindi la realtà di quello che fate, e poi, quindi, dopo averlo visto, spiegare perché certamente. È possibile, qual è l'impatto generativo. Certamente, allora, quando parlo di 10 anni parlo di iniziative che si rivolgono al mondo della scuola, che quindi sono da intendere come un'amplificazione della voce dei protagonisti. Protagonisti nell'ambito dell'impegno civile, nell'ambito della cittadinanza responsabile, nell'ambito di una dimensione di impegno nella quale cerchiamo di coinvolgere i ragazzi con dei testimoni. Ecco, per arrivare poi recentemente ad una collaborazione che è diventata molto consistente con Fondazione Conant, che ci ha permesso di aggiungere alle nostre iniziative ogni anno 4 eventi dedicati a temi differenti, differenti sempre però all'interno di questo tipo di spazio. E i temi li avete scelti insieme ai ragazzi, ascoltando i ragazzi rispetto a quelle che sono le esigenze? I temi sono frutto di un percorso di ascolto dei docenti, molto spesso, che a loro volta diventano, come dire, una sorta di testimone sensibile delle esigenze dei ragazzi. E quali sono questi temi? Allora, quelli oggetto di una ricerca, che poi è una delle iniziative più recenti, sono stati la violenza intesa come prevenzione della violenza anche all'interno degli spazi scolastici, mm-hmm. la lotta alla mafia, l'alimentazione e i temi ambientali, quindi quelli di sensibilizzazione verso la necessità di essere sempre più sostenibili in sostanza. Questi sono i temi sui quali poi i ragazzi sono stati interrogati ben al di fuori, ben al di là di quelle che sono le 2 ore, 2 ore e mezza che vengono dedicate durante gli eventi. E quindi abbiamo voluto, oltre a dar voce ai ragazzi, perché le nostre iniziative non sono mai iniziative frontali dove c'è un relatore che impartisce lezioni, sono proprio, come dire, l'opposto. Si tratta di spazi dove i ragazzi vengono chiamati ad esprimere, inizialmente addirittura all'inizio di questi eventi, per inquadrare quasi e orientare l'intero evento,
delle visualizzazioni, dei modi di intendere molto soggettivi, che però sono rappresentativi del loro modo di sentire. Però siccome in due ore non si può fare tutto, è chiaro che ci è venuta l'idea con Fondazione Conrad, che poi ci ha messo nella condizione di realizzare con Ipsos questa ricerca, quindi affidando ad un istituto sicuramente autorevole, ci ha permesso di fare una ricerca con migliaia di ragazzi, cosa che non è così tipica, non è così semplice. Siamo arrivati a, credo, 5.000 ragazzi che hanno risposto e migliaia di docenti. Proprio per avere una idea ancora più precisa e profonda di, quindi una sorta di esplorazione in profondità di ciò che sentono i ragazzi rispetto a questi temi. E cosa è emerso da questa ricerca? Allora, è chiaro che una ricerca va vista nel suo insieme, anche entrando nei particolari. Gli elementi che in questo momento mi vengono in mente più rappresentativi, quali sono? Intanto, molto si indagava anche sulla loro modalità di partecipazione, su quelle che erano le sensazioni, sulla loro, soddisfazione rispetto a questo coinvolgimento. In questo senso abbiamo ottenuto delle risposte estremamente positive. E quindi stiamo parlando di 9 ragazzi su 10 all'incirca che hanno ritenuto questa esperienza un'esperienza arricchente. Però in termini di, contenuti, sostanza, emerge ad esempio, mi ricordo un aspetto relativo ai temi ambientali, la loro consapevolezza circa il fatto che proporsi di essere sostenibili è qualcosa che loro sentono un'urgenza in un modo forse un pochettino più istintivo, forse addirittura più maturo rispetto agli adulti, proprio perché sono nati all'interno di questa sfera di maggiore emergenza, di rilevanza anche in termini di notizie, di presenza sui media del tema, ma conservano purtroppo la contraddizione come noi adulti rispetto al fatto che volerlo essere un conto, esserlo davvero un altro. La difficoltà, il disagio dell'essere poi in effetti coerenti pienamente. No? E questo è un po' un elemento di continuità che fa riflettere. Molto interessante. È una ricerca molto veramente anche utile da conoscere, che potete benissimo trovare sul sito di Unisona. Certo. Io ho una curiosità però, non vorrei andare troppo fuori tema, ma non c'è il tema delle dipendenze di vario tipo. Come mai? Allora, il tema delle dipendenze non è stato oggetto della ricerca per un motivo molto tecnico, nel senso che era parte di un programma che si realizzerà con il prossimo anno scolastico. Beh, allora rimaniamo. 2023-2024, quindi ne parleremo. Sicuramente assolutamente oggetto. Tornerai Tra qua. Tra l'altro sul tema dipendenze c'è da dire che da anni noi abbiamo in mente di ritornare sul tema. Poi per ragioni che sono davvero legate alla, tutto sommato, urgenza anche di altri temi, non è stato possibile, però l'intenzione era molto forte, la volontà era molto forte. Quest'anno si parlerà di dipendenze. Si parlerà di dipendenze, stiamo coinvolgendo i relatori che noi riteniamo più autorevoli, più credibili sul piano proprio del percorso che sono riusciti a proporre i ragazzi. E quindi in questo senso è sicuramente un tema che sarà al centro anche della prossima ricerca. E senti, da quello che è emerso, c'è stata una contraddizione oppure invece una sintonia tra quello che i ragazzi percepiscono come un proprio bisogno e o un proprio disagio e quello che invece realmente, da quella che è un'osservazione adulta, lo è sul serio? Ma in termini generali o su un tema specifico, intendi? In termini generali. Ma in termini generali quello che emerge dai ragazzi è una cosa che, se vogliamo, ovvia e che conosciamo, la necessità di essere ascoltati. Ma su un piano e su un livello di sensibilità che forse molte volte sfugge, loro riconoscono un ascolto di tipo, formale rispetto ad un ascolto che è quello che significa creare uno spazio di relazione vero dove loro vengono riconosciuti come reali interlocutori. Ecco, questa è una considerazione che prende sostanza in moltissimi ambiti, sia nei nostri eventi live, sia nella ricerca. Viene fuori direttamente e indirettamente proprio la necessità di dire parliamo di noi. Ma noi abbiamo, oltre a questa ricerca, realizzato anche nel immediato post-Covid delle ricerche meno autorevoli sicuramente
rispetto a questa condotta con Ipsos, dove veniva fuori già in modo molto lucido dei ragazzi l'esigenza, ad esempio, di avere spazi di ascolto psicologico nelle scuole, tema attualissimo, certo, in questi giorni. Bene, loro solo dopo poche settimane, pochi mesi dall'entrata in lockdown, avevano questa come un'idea molto chiara, senza alcun tipo di svilimento del ruolo, ma neanche senza nessuno stigma attribuibile ad un ragazzo che dice io ho bisogno di aiuto. E questo è un aspetto molto, certo, evoluto rispetto alla nostra storia, al nostro percorso. Io per nostro intendo dire quantomeno quelli della mia generazione, che chiaramente hanno vissuto questo tipo di rapporti con più difficoltà, no? Io regalerei questo video, che poi si può anche ascoltare benissimo, quindi questo video e queste immagini, queste parole soprattutto, dei ragazzi, che vi regaliamo in conclusione di questa prima parte della puntata. E della mafia a scuola se ne parla poco. Noto che alle elementari e alle medie, di esperienza mia, se ne parla in modo un po' vago, omettendo dettagli apposta per non annoiare gli alunni. Ed è, penso, grazie ad eventi come questo e a libri come Il mio amico Giovanni, che si possono aggiungere dettagli a questa lotta importante, che è la lotta contro la malavita. Ciò dipende dalla mancanza di empatia, dall'incapacità cioè di connettersi agli altri, di immedesimarsi in quello che provano e vivono. E probabilmente la percezione di diversità nasce proprio da questo, e la percezione di diversità innesca paura, spesso e volentieri innesca anche la violenza. E allora è doveroso chiedersi perché tante persone non riescono ad immedesimarsi nel prossimo, ma scelgono anzi di restarne alla larga, prendendone le distanze. È stato l'anno del Covid, avevo 15 anni, in casa, ero chiusa, ho tagliato i rapporti con molte persone e la mia vita era un po' confusa e passavo e tutto si è in qualche modo riversato sul cibo, sul mio modo di mangiare, e passavo da mangiare pacchetti di patatine a non mangiare niente. Addirittura avevo scaricato questa applicazione, spero che nessuno ce l'abbia, che contava le calorie, cioè io inserivo il cibo che mangiavo e pensavo che quello era il modello corretto, cioè io ho in mente la piramide alimentare e quell'applicazione si basava molto su quello, ma devo dire, spero che questa applicazione venga cancellata veramente. Dal 2010 al 2021 sono stati sversati nei mari 175.000 tonnellate di petrolio. 175.000. Nel corso degli ultimi 30 anni la superficie forestale a livello mondiale si è ridotta di 420 milioni di ettari. Negli ultimi anni i ghiacciai sono diminuiti a livello globale del 30%. Così a me viene da porvi una domanda finale: ma noi come ci salveremo? E con queste parole, che direi, insomma, si possono riascoltare più volte per ricordarcele bene, direi che abbiamo, insomma, capito, visto che ci sono possibilità di collaborazione virtuosa, a noi piace usare la parola generativa, di reale impatto sulla comunità, tra profit e non profit, al netto, direi, di strategie di marketing e targetizzazione, ma proprio con il focus della persona. Quindi io lascerei subito la parola a Giulia per questa seconda parte di questa puntata dedicata a questo tema e al dialogo tra un professionista del non profit e un professionista del profit. Prego Giulia, so che hai diverse domande, insomma, da fare. Grazie soprattutto a Franco per aver accolto questo invito, averci raccontato di questa esperienza. E la prima cosa che
voglio raccogliere da, insomma, questa prima parte della puntata è proprio, no, l'importanza di andare ad intercettare anche rapidamente dei bisogni nella comunità. In questo caso non isono con appunto una ricerca, con dei questionari, raccontava Franco, lo ha fatto subito dopo la pandemia, durante la pandemia, andando a intercettare un bisogno. Ecco, credo che in questo poi, no, anche le organizzazioni non profit debbano essere proprio sempre più brave e rapide ad andare ad intercettare questi bisogni e a trovare delle risposte adeguate ed efficaci. Poi noi fundraiser, comunicatori, ovviamente, no, sulle progettualità diamo il nostro contributo. Quindi partendo un po' da questo, ecco, mi farebbe piacere, insomma, che magari con Franco condividere delle riflessioni, innanzitutto, no, su appunto la comunicazione, sul ruolo della comunicazione, come cambia tra profit e non profit. Franco, con Unison, ha una lunga esperienza alle spalle, collaboriamo insieme su alcuni progetti, quindi insomma so che ha uno sguardo ampio e sicuramente interessante, quindi però stiamo parlando di due mondi insomma, comunque diversi, anche se poi utilizzano gli stessi strumenti, profit e non profit. Sì, Bea, grazie per l'introduzione ad un tema che sicuramente ci può portare lontanissimo, però io direi, offro una riflessione mia molto soggettiva su questo aspetto. Io credo che ogni comunicatore debba aspirare a trovare quasi un'assenza di differenze tra la comunicazione nel momento in cui è una comunicazione commerciale e una comunicazione in cui è una comunicazione non profit o a servizio del non profit. La realtà è che la distanza tra questi mondi esiste e credo che la distanza possa essere su un piano poi anche proprio dell'ingaggio emotivo e della propria coscienza di professionisti, sul piano della quantità di verità, di autenticità che ci si può mettere all'interno delle proprie attività. Allora, i temi e i termini che abbiamo scomodato sono enormi, verità, autenticità, ecco, era per intenderci, ma per essere anche molto più pragmatici, il punto è che io credo sia aspirazione comune di un buon comunicatore poter dire le cose come stanno. E quando si ha a che fare, si sostiene una realtà non profit che si accetta di comunicare, sostenere, non solo per motivi legati alla propria dimensione lavorativa, ma per una questione di condivisione degli obiettivi di questa realtà non profit, allora lì le opportunità diventano enormi perché si creano davvero delle condizioni ottimali per poter comunicare non solo con la tecnica, non solo con la strategia, ma mettendo delle quantità di autenticità in quello che si dice che vengono percepite, sicuramente vengono percepite. Poi è chiaro che la sincerità funziona anche in ambito commerciale. Non sempre però la comunicazione di tipo commerciale permette di dire fino in fondo la realtà come sta. Perché? Perché ci sono servizi e prodotti che hanno ovviamente peculiarità, punti critici, assolutamente legittimi. Ecco, direi che forse l'elemento che vedo più rilevante, almeno sul piano della mia esperienza, è questo. E io infatti devo dire che negli anni mi sono sempre più o meno consapevolmente spinto verso un tipo di comunicazione che mi permettesse, e anche un genere di cliente, per intenderci, quando ho potuto scegliere, e sempre più questa cosa qui succede perché poi si polarizzano ovviamente le esigenze, le richieste sulla base di quello che tu sei. E quindi è chiaro che con delle esperienze che si aggregano, poi la realtà non profit ti vede in sintonia con i propri propositi. Ecco,
questa ricerca più o meno consapevole di andare verso una forma di comunicazione la più pulita possibile. Ecco, in questo senso credo che sia una soddisfazione alla quale dovrebbero aspirare tutti. Quindi ce la si può fare, tu mi stai dicendo che ce la, cioè tu hai detto una roba fantastica, quantità di verità e autenticità, dire le cose come stanno. Ho preso appunti, Giulia, sono gasatissima di questo discorso. Tu mi stai dicendo che al netto del marketing, della strategia, della tecnica, strumenti, canali e vive viva like followers, ce la si può fare. Ma io credo di sì. Credo e di credo sì. Tu ce la stai facendo, cioè tu hai un lavoro, porti uno stipendio riuscendo a fare questo. Sì, si fanno delle scelte, queste scelte qui hanno sicuramente degli ostacoli, delle criticità sul percorso che sono legate ad una, credo, un aspetto evolutivo. Ci in sono che senso? Dei momenti, nel senso che quando si passa da un approccio esclusivamente profit ad un approccio esclusivamente o prevalentemente non profit, ovviamente ci sono dei periodi di assestamento che sono dovuti al fatto che come dire, il linguaggio deve cambiare, cambia il modo di intendere gli obiettivi, cambiano gli interlocutori e ciò che gli interlocutori si aspettano. E quindi in questo senso, però poi quello che viene restituito da un'esperienza di questo tipo è una sorta di pacificazione con se stessi rispetto a quello che si vuole veramente fare. Io credo che questo sia assolutamente possibile. Però è anche vero che non sto con questo, ovviamente, stigmatizzando il lavoro prettamente commerciale come un lavoro da evitare, assolutamente no. Anche in quell'ambito si possono fare le scelte. Cose che funzionano sono quelle che vengono riconosciute come vere. Quindi la verità e l'autenticità viene percepita. Tu stai dicendo io questo? Sono convintissimo di questa viene cosa. Percepita e questa cosa paga. E quando viene invece venduta in termini di comunicazione finalizzata ad un obiettivo più o meno elevato, più o meno commerciale, ma comunque sempre legittimo, una condizione, una caratteristica, una qualità non completamente riconoscibile, riscontrabile sul piano pratico, questo tipo di comunicazione solitamente produce dei successi a tempo limitato. È un po' la classica lezione che ogni professore universitario che si occupa di marketing impartisce ai propri studenti nei primissimi mesi, ovvero quando si mettono grandi forze in gioco a supporto di un prodotto sbagliato, questo prodotto comunque può raggiungere dei risultati sul breve di grande acquisizione di quote di mercato. Ma se viene riconosciuto nel tempo come un prodotto non buono, il caffè che non sa di nulla, un caffè che ha un brutto sapore, questa cosa si autoesclude dal mercato. Quindi addirittura più è forte la strategia, la comunicazione a supporto di un prodotto che non vale, e più questo prodotto accorcia la sua vita, la sua esistenza. Questa è in una versione, in una visione ovviamente ottimistica. Poi ci sono tante vie di mezzo, tanti, come dire, dinamiche di mercato, dinamiche distributive che fanno perdere un po' il legame tra la vera, l'autentica qualità di un prodotto e quanto questa viene riconosciuta, e quindi si creano poi delle situazioni ibride. Però in linea di massima io credo che sia assolutamente possibile puntare su questo. E quanto serve la persuasione, quanto servono le leve del marketing per comunicare la verità? Allora, verità tra virgolette in minuscola, sì, con la sì, B sì, minuscola, autenticità, assolutamente, sì. Ma sicuramente la tecnica ha di per sé, come dire, delle dinamiche che sono sperimentate. Però c'è una condizione che nel tempo, negli ultimi 25-30 anni, è assolutamente cambiata. E questa è connessa al cambiamento del mercato, ad una sorta di maggiore scolarizzazione dell'utente, che si chiamava consumatore, utente, adesso si chiama persona. Anche negli ambiti di marketing strategico più spinti, gli utenti sono persone. Questo cambiamento, questa definizione leggermente più calda e empatica, non è un adattamento forzato, è la rilevazione del fatto che
i clienti, le persone possono essere prese molto meno facilmente in giro rispetto a 30 anni fa, perché c'è una circolazione dell'informazione maggiore, c'è una capacità di autoregolamentazione del mercato, di autoregolazione anche, c'è il passaparola, c'è una maggiore preparazione in termini proprio in termini di consapevolezza delle proprie possibilità, e quindi questo ha obbligato a mettere a disposizione le strategie, le tecniche a favore di qualche cosa che abbia le gambe un po' più lunghe rispetto ad una bugia raccontata bene. Giulia, lascio a te la parola a questo punto. Ah, è molto, molto interessante e lo condivido, e soprattutto lo ascoltavo poi traducendolo per le organizzazioni non profit e anche per il fundraising, quello di cui mi occupo. E questo, come diceva Franco, non è il punto di partenza con la minuscola, però sicuramente è la verità. E questa autenticità che ancor di più per le organizzazioni non profit che chiedono delle donazioni per sostenere i loro progetti è un'autenticità che è fondamentale, e si introducono anche proprio degli aspetti anche direi come un'altra parola importante come l'etica. Quindi è un aspetto veramente molto importante, perché noi come organizzazione non profit stiamo chiedendo alle persone delle donazioni per dei progetti, e a differenza delle aziende comunque non si tratta di un acquisto di un bene, di un servizio che comunque magari può non soddisfarti e poi non lo prosegui, evidentemente non lo rinnovi in futuro. Evidentemente questo può succedere, no? Anche per la donazione, che si sceglie di non donare più per magari per un'organizzazione, per un progetto, ma qui la responsabilità, credo, no? di chi comunica, di chi chiede donazioni è ancora maggiore, perché si mette ancora più in gioco la fiducia da parte delle persone e anche poi il loro sostegno per delle progettualità, dei bisogni di cui la comunità ha bisogno, e quindi importanti. E questo quindi credo che sia un aspetto veramente cruciale e delicato, che va letto con grande senso di responsabilità da parte anche proprio dei professionisti e più in senso ampio dell'organizzazione non profit. Quindi insomma grazie, grazie Franco per lo spunto e per la possibilità di questo parallelismo. Dall'altra parte credo che appunto alcune cose poi invece siano poi equivalenti, cioè quello che diceva Franco rispetto all'acquisizione, no? di come circolano le informazioni e quindi, no, i tempi anche più rapidi in cui si verifica l'autenticità delle informazioni rispetto quindi, no, a un'azienda, rispetto a un prodotto, così come rispetto a un progetto, a un'organizzazione non profit. È talmente rapido che quindi insomma questo ci richiede ancora un'attenzione e un impegno maggiore. Poi sappiamo appunto che gli strumenti in se stessi, le tecniche funzionano, sono stati raffinati e si evolvono nel tempo, però sicuramente insomma vanno usati con grande consapevolezza, io credo ancora di più, mi permetto di dire, quando si lavora con le organizzazioni non profit. Ecco, non so se in questa evoluzione poi anche, no, professionale, Franco, hai percepito questo senso di responsabilità anche un po' differente.
Sì, in realtà io ho percepito una necessità che è stata, come dire, avvertita da parte dei professionisti della comunicazione e quindi questo ha prodotto poi un maggiore senso di responsabilità. Io non credo, devo dire, in questo senso forse una visione leggermente cinica e pessimistica. Ci sono delle condizioni che creano una pressione che quindi poi portano ad un adattamento. Certo. In questo caso il mondo della comunicazione, io credo, da uomo di comunicazione, non avrebbe raggiunto questa evoluzione se non ci fosse stata una corrispondente evoluzione da parte dei consumatori, diventate persone riconosciute come singoli, come individui, con le loro passioni e così via. Questo termine passione, vi ricordate per quanti anni l'abbiamo visto, sentito, dappertutto fino alla nausea? Era il primo modo di passare da un individuo indistinto, utente, ad un individuo con il quale fare un gioco, che era quello di condividere le passioni, per poi arrivare a qualche cosa che è ancora più evoluto, che è il rispetto di ciò che è, quella, che è la tua visione di vita, e quindi suggerendo quasi brand, scelte di sostegno nell'ambito non profit che corrispondono ad una visione condivisa. Quindi siamo amici, facciamo un percorso insieme. Questa è una cosa che 30 anni fa sarebbe risultata naif, non sarebbe stata capita, non avrebbe forse funzionato così tanto bene. Invece adesso per noi è normale, ma non è sempre stato così. Quindi in questo senso devo dire che i pubblicitari che ho frequentato tanto, persone in gambissima, stimabili, capaci tecnicamente, non tutti avrebbero fatto questo passo così volentieri. Come non tutti i produttori di beni sarebbero arrivati a far evolvere, migliorare il proprio prodotto senza la spinta del mercato. Ecco, la stessa dinamica, insomma. Insomma, quando spesso parliamo di protagonisti civici, cioè cittadinanza attiva, consumatori attivi, anche in questo caso, consumatori che possono essere protagonisti. Assolutamente. E possono decidere di non essere trattati da consumatori, ma da persone. Assolutamente, no. Questo direi che è uno degli aspetti forse più rilevanti e positivi di un mondo e di un momento difficilissimo. Però ecco, se prendiamo quelle che sono le componenti che ci fanno sperare, c'è sicuramente da enumerare il fatto che i consumatori, persone, singoli e in forme aggregate hanno una capacità inedita e assolutamente mai realizzata in passato in nessuna forma, di poter incidere sulle scelte su dimensione globale. Ecco perché le nostre iniziative, noi ci crediamo da un punto di vista di un contributo ad una lunga evoluzione, ad una lunga presa di coscienza, che richiede forse generazioni, non lo sappiamo. Però sicuramente oggi il consumatore, diventato persona riconoscibile, individuabile, quindi che è in grado anche di penalizzare un prodotto o un atteggiamento o una dinamica di mercato scorretta, questa persona è in grado di fare la differenza. Quindi quanto è più alto il livello di consapevolezza della persona circa i propri diritti, circa le proprie aspirazioni reali, tanto più il mercato si adeguerà. E quindi in termini concreti, il biologico, i prodotti sostenibili, i prodotti di qualità intesa come una qualità in termini rotondi, anche connessa e inclusiva, che tengono conto della necessità di una visione di economia circolare o che tengano conto di una filiera che non trova vittime lungo il percorso, che quindi considera con la pari dignità il produttore centroamericano e il consulente milanese. Ecco, in questo senso devo dire, questi prodotti possono avere delle chance pari al livello di consapevolezza e di capacità delle persone di riconoscerli. E possono essere in forma aggregata i consumatori, possono essere sicuramente una forza d'urto
che nessuna politica, nessun governo è in grado di esercitare. Benissimo, io direi che questa puntata è stata molto densa, una puntata da riguardare e da riascoltare, perché come sapete siamo sia sul sito di Milano News, sui vari social e su YouTube, ma anche su Spotify. Perché? Perché questi sono temi di lunga durata, quindi temi che vanno oltre i like del momento, gli hype e quant'altro, tutte queste belle parole che poi in italiano a volte riusciamo neanche a tradurre bene, completamente. Quindi sicuramente Franco Barbano lo rimolesteremo per averlo ancora tra di noi. E abbiamo visto che si può fare, perché abbiamo parlato tanto, ma queste non sono solo parole, erano parole molto concrete perché radicate in esperienze in atto, esperienze in cui abbiamo sentito la parola scelta, la parola consapevolezza, la parola, non è stata usata pazienza, ma vuol dire aspettiamo, diamoci del tempo, ci vogliono generazioni, noi siamo in questo flusso che comunque è positivo, perché Franco a un certo punto ha parlato di parola chance, quindi diamoci una chance, però operiamo anche per realizzarla. Certo. Grazie certo. mille Franco, è stato grazie un piacere. A voi. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie Giulia, e la settimana prossima qui grazie. Con noi in carne e ossa. Assolutamente sì. Buona serata a tutti e grazie per averci grazie. Seguito.